Buonasera in studio Massimo Bonella per un aggiornamento delle notizie da Pineta Oggi TV, testata giornalistica di Venezia, in collegamento diretto con Radio Science. Vi segnaliamo che poche ore fa c'è stata una violentissima ondata di maltempo che non ha precedenti e si è abbattuta in Veneto, precisamente nelle città di Verona e Vicenza, causando notevoli danni, strade piene di accumuli di detriti, fanghiglia e tanto ghiaccio dovute alle abbondanti grandinate. Danni alle auto in sosta, cassonetti rovesciati, addirittura i passanti per la città in seria difficoltà. Dalla rete ci arrivano immagini drammatiche con alberi spezzati, chicchi di grandine molto grossi come delle piccole albicocche, poi vigneti devastati. Abbiamo la preoccupazione sui vigneti di Valpolicella. In alcuni punti di alcune strade l'acqua ha raggiunto oltre 1 metro di altezza. Sembra che la città più colpita sia stata Verona. Il fenomeno si è poi spostato nel corso delle ore successive in alto Adriatico, sfiorando la città di Venezia. Da ricordare che un fenomeno uguale, ma meno intenso, si era verificato sabato mattina a Merano, in Alto Adige. Ed è tutto per questo aggiornamento delle notizie da Pineta Oggi TV, in collegamento diretto con Radio Science, in studio Massimo Brunella. Grazie per la vostra cortese attenzione. Bene, cari amici, riprendiamo qui con la rassegna stampa, edizione di oggi della nostra rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Coronavirus, i dati, crescono ancora i nuovi casi, 1210 nelle ultime 24 ore, altri 7 morti. Aumentano i ricoveri e le terapie intensive. Sabato i positivi erano stati 1071, nonostante 10.000 tamponi in più effettuati rispetto a ieri. Così tanti nuovi positivi non si vedevano dal 4 maggio scorso. I pazienti ricoverati in ospedale ieri erano 971, 47 in più rispetto all'altro ieri. Le regioni con più casi sono Lombardia con 239, Lazio 184, Veneto 145 e Campania 138, dove i contagiati sono più che raddoppiati rispetto ai 60 di sabato. Zaia dichiara lo stato di crisi per Verona dopo il violento nubifragio, città colpita al cuore, ha detto. Strade sommerse, alberi sradicati, come abbiamo anche ascoltato nell'intervento del direttore di pianetaoggitv.net Massimo Bonella. Le vie della città scaligera trasformate in fiumi di fango e ghiaccio. Il governatore a Sky ha detto almeno una ventina sommerse da 1,5 metri d'acqua. Nella zona di Santo Stefano, vetrine distrutte dalla forza dell'acqua. Per i vigili urbani, almeno 500 alberi abbattuti. Nessun ferito, un miracolo, dicono. La Protezione Civile regionale ha mobilitato i propri volontari, oltre 220 le richieste di intervento, danni anche a Vicenza, nel Padovano e tra i vigneti della Valpolicella. Taglio parlamentari, Di Maio ha detto che è l'inizio di un percorso, poi approveremo la legge elettorale che garantirà rappresentanza e governabilità. Il ministro degli Esteri, intervenendo in diretta su Facebook, ha lanciato la campagna per il sì al referendum e dato garanzia agli alleati Dem che le riforme previste nel patto di governo saranno portate avanti, a partire da quella che riguarda il sistema di voto. Intanto, se il PD prende tempo, i renziani hanno già detto che lasceranno libertà di voto, nonostante in aula a ottobre si siano schierati a favore. Musumeci provoca il governo, tutti i migranti fuori dalla Sicilia entro 24 ore, ha detto. Il Viminale stronca l'ordinanza dicendo che la competenza è statale. La stretta era stata anticipata appunto dopo la diffusione degli ultimi dati sul contagio con più 48 casi, di cui 16 tra i richiedenti asilo. Il governatore ha detto che la Sicilia non può essere invasa mentre l'Europa si gira dall'altro lato e il governo non attiva alcun respingimento. Il Ministero dell'Interno fa filtrare la sua posizione sull'illegittimità del provvedimento ed è al lavoro per alleggerire la pressione sull'isola. A Lampedusa ci sono circa 1.200 richiedenti asilo, 337 sono stati trasferiti sulla terraferma nel weekend.
Miceli del PD ha detto non degno della Sicilia. Il presidente replica a Roma, andiamo avanti. I renziani alleati di Forza Italia nel milanese, a Corsico Italia, viva sta con il candidato di Forza Italia, Roberto Mei, ex assessore della giunta di centrodestra nel comune di 35.000 abitanti, corre da solo, sostenuto dagli azzurri e dai renziani. Sul fronte opposto, idem il candidato Fratelli d'Italia e Lega. Notizie da Napoli e dalla Campania. Movida Ischia, tutti in pista e discoteca multata e ressa agli imbarchi. Menefreghismo, delirio di onnipotenza, precauzioni che non si vogliono più adottare. A Ischia, dove dal pomeriggio di ieri è iniziato il primo massiccio esodo del post Ferragosto, con le banchine dei porti affollatissime, agli scafi e traghetti presi d'assalto, gli assembramenti appunto in stile alveare. Il non uso delle mascherine contrassegnano ancora i momenti più significativi della giornata del vacanziero e del turista medio. Spiagge che continuano ad essere affollate, anzi sovraffollate di giorno, e luoghi della movida invasi da una fiumana inarrestabile e caotica di notte. Covid a Napoli, la mia odissea in attesa del tampone, mi hanno diagnosticato il Covid e subito dopo si sono dimenticati di me, come se nulla fosse, come se nemmeno esistessi. Roberto Pappa, 39 anni, barista napoletano, residente a Pianura, racconta al Mattino la sua doppia odissea. Non solo ha scoperto di aver contratto il coronavirus, ma vive in queste ore l'angoscia che prova solo chi sa di non trovare aiuto né sostegno sanitario. Da quasi una settimana attende che qualcuno gli faccia il tampone e soprattutto gli dica che cosa fare. Da tempo dunque l'uomo cerca risposte al drammatico verdetto anticipatogli in un ospedale cittadino, e la sua è una storia da raccontare. Notizie dalla Puglia. Coronavirus a Bari e provincia, 11 nuovi casi nel bollettino del 24 agosto 2020, 11 nuovi positività al coronavirus tra Bari e provincia, e quanto afferma il bollettino epidemiologico regionale per la giornata di domenica 24 agosto. Non vi sono, come di consueto, solo i focolai legati ai rientri. Scusatemi, di domenica 23 agosto. Guidano acqua scooter senza patente né assicurazione, beccati e multati in due a Torre a Mare. Due persone sono state multate dalla Guardia Costiera a Torre a Mare, alla periferia sud di Bari, per aver guidato altrettanti acqua scooter senza patente nautica e copertura assicurativa. Le infrazioni sono emerse a seguito di controlli effettuati nella giornata di domenica. Adesso passiamo alla rassegna stampa dei Treviso e del Veneto, ma diamo subito la parola alla nostra inviata Sabrina Ciccotti, sempre sull'emergenza maltempo che si è scatenato qui in Veneto, soprattutto a Verona. Un violento nubifragio si è abbattuto sulla regione Veneto e molti sono stati colti di sorpresa al rientro dalle vacanze. La città di Verona si è trasformata in un fiume di fango e ghiaccio. Il presidente della regione, Luca Zaia, ha firmato lo stato di crisi per la città scaligera, ma non è detto che il decreto non venga esteso nelle prossime ore ad altri comuni veneti. È stato necessario l'intervento massiccio della protezione civile, supportata dalle squadre provenienti da Vicenza e di Rovigo, per rispondere alle centinaia di richieste di aiuto da parte della popolazione. Il maltempo ha provocato danni alle infrastrutture pubbliche, si segnalano parecchi alberi abbattuti e danni agli edifici privati. Oltre a Verona e le sue zone limitrofe, si registrano danni alla Valpolicella, con conseguenze ai vigneti e alla prossima vendemmia ancora da stimare. Sono stati richiesti numerosi interventi ai vigili del fuoco nelle province di Padova e di Vicenza. E si è registrata una frana di fango e detriti sulla statale 51 a Cortina d'Ampezzo. È tutto, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Bene, riprendiamo con le notizie che ci sono giunte da Treviso e dal Veneto.
Via Piave 12 case green al posto della Rossi 9, rivoluzione urbanistica a Treviso. Il progetto è firmato dall'architetto Marco Marchesi in collaborazione con gli architetti Alberto Boaretto, Diego Barbon e Marco Barbon su committenza della Via Piave SRL. Campagna elettorale al veleno a Castelfranco. Il sindaco dice il candidato di centrosinistra è il Covid. Marcon avrebbe saputo che Sartoretta era contagiato in quanto in qualità di sindaco, quindi massima autorità per la tutela sanitaria nel suo comune, viene costantemente informato dall'URSS sui nuovi casi di positività. Vice sindaco di Castelfranco Giovine, da noi niente nani a Tori, ha offeso la nostra candidata, rispondono alla battuta del vice sindaco alla presentazione della lista di Forza Italia, ha ferito in particolare la capolista dei Democratici per Castelfranco. Nelle scuole del Trevigiano si prepara il distanziamento, ordinati 20.000 banchi, lotta contro il tempo per farli arrivare ai primi di settembre. I presidi preferiscono le postazioni senza le rotelle. Sfondato il tetto dei 1.400 cittadini in quarantena. È stato sfondato il tetto dei 1.400 trevigiani collocati in quarantena dopo essere risultati positivi al Covid o per essere stati a contatto con un soggetto potenzialmente infettivo. Nel giro di 24 ore i cittadini in isolamento sono passati da 1.363 a 1.450, 87 in più in un solo giorno. Più si cerca e più si trova il virus, ma è impossibile fare dei pronostici per quanto riguarda i test sierologici sui 18.000 docenti e ausiliari delle scuole del Trevigiano al via appunto su base volontaria. Notizie dalla Friuli Venezia Giulia. Manifesto per salvare l'ex manicomio di Santo Osvaldo. A Udine l'ex ospedale psichiatrico sta cadendo a pezzi. Avviato tra regione, comune e soprintendenza il dialogo su come salvaguardare i fabbricati e le oltre 1.200 piante del parco. I luoghi della memoria vanno preservati, amati e custoditi con cura per poterli lasciare in eredità alle generazioni future, come testimonianza indelebile della nostra storia. Le palazzine dell'ex manicomio di Udine, costruite a inizio Novecento, sono luoghi simbolo per la città di Udine e la sua storia recente, un vero e proprio patrimonio che ora necessita di essere salvaguardato. Troppi avventori, chiuso il locale, stop per 5 giorni per l'osteria da Cleve di Paluzza. Chiusa per 5 giorni l'osteria da Cleve di Paluzza per la mancata osservanza delle disposizioni anti-Covid. Diversi clienti infatti erano intenti a consumare al bancone, ignorando la distanza prevista dalle normative. Soccorso sul Monte Laura a Barcis, malore sul torrente Arzino. Due interventi per la stazione del soccorso alpino di Maniago. La stazione di Maniago del soccorso alpino è intervenuta nella tarda mattinata e poco di ieri e poco appunto per due soccorsi. Il primo ha avuto luogo sul Monte Laura, dove un uomo ha chiamato il 112 dalla cresta del Monte Laura. Voleva raggiungere la cima ma si è fermato per sopraggiunta spossatezza a una quota di circa 1.000 metri. I pompieri rimuovono la croce del campanile di Resia, intervento per mettere in sicurezza la sommità della chiesa di Santa Maria Assunta. I vigili del fuoco del comando di Udine hanno portato a termine un complesso intervento a Resia. La croce è posta sulla sommità del campanile della chiesa di Santa Maria Assunta, parte della parrocchia di San Giorgio. Si era infatti pericolosamente piegata su un lato, rappresentando quindi un potenziale pericolo di caduta a terra. Piancavallo, intervento di soccorso per un cane infortunato. L'animale è stato recuperato con la barella nella zona di Casera Campo. La squadra speleo alpino fluviale dei vigili del fuoco di Pordenone è intervenuta ieri mattina per recuperare un setter in Piancavallo in località Casera Campo. Bene cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.